sono Maurizio Radin, titolare dell'azienda agricola sociale La Pacciamama di Malostica. E adesso sono qui davanti al mio mulino perché sono un produttore di mais marano. Il mais marano è un'antica varietà della fascia pedemontana vicentina. È stata selezionata ancora più di 100 anni fa, nel 1880, dalla famiglia Fioretti di Marano. E questa selezione ha dato vita ad una varietà di mais tra le migliori per fare farina e per fare polenta. Siamo un gruppo di agricoltori a cui tenevamo che non venisse perso questo seme, e abbiamo cercato di riscattarlo, recuperarlo, e proprio per la produzione di farina. Prima avete visto che il mulino stava macinando la farina. Purtroppo non possiamo vedere la raccolta perché è già stata fatta già da un pezzo, e adesso la farina è stata macinata e verrà insacchettata. Un aspetto che hanno le produzioni, non solo quella di farina ma in generale dell'azienda Pacciamama, è che è anche una fattoria sociale, quindi oltre a produrre prodotti di buona qualità come può essere la farina, hanno anche un valore etico, perché trovano spazio in azienda ragazzi che arrivano da situazioni di svantaggio, e qui trovano uno spazio e un lavoro su cui potersi inserire. Due parole sulle proprietà di questo mais. I chicchi di mais sono, sapete, ricchissimi di amido e di fibre. Sono moderatamente ricchi di calorie se confrontati con altre verdure, ma meno rispetto ad altri cereali come il grano, come il riso. Le calorie provengono da carboidrati semplici come il glucosio e il saccarosio, provenienti dall'amilosio e dall'amilopectina. È ricco di fibre, vitamine e antiossidanti, oltre ad avere porzioni moderate di minerali. Pensate che su 100 grammi di chicchi, cioè 100 grammi di chicchi possono fornire ben 2 grammi di fibra alimentare, utile per combattere la stitichezza e diminuire il livello di assorbimento del colesterolo cattivo nell'intestino. Quindi il fatto di consumarlo è una cosa molto importante per la nostra salute. Non ho detto che la produzione della Pacciamama è anche una produzione biologica, e quindi a maggior ragione è ancora più sana. Questo cereale è una buona fonte di acido feurico, un agente efficace nella lotta al tumore al colon, al seno e al fegato. Ha anche proprietà diuretiche e antinfiammatorie, previene artrite e reumatismi, in quanto facilita l'eliminazione delle tossine tipiche di questi disturbi. Grazie alla presenza di vitamina A e alla proprietà di minerali come il fosforo e il ferro, è utile anche per la crescita intellettuale, in quanto ritarda l'invecchiamento cerebrale e combatte l'osteoporosi grazie alla presenza del calcio. Praticamente questo mais, il fatto di avere l'abitudine di consumare il mais, che sia sotto forma di polenta, che sia sotto forma, per esempio, guardate qui, di gallette, è un toccasana per tutta la nostra salute.